indifferente nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Indifferente nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Di niente. Bentornati dall'Oltretomba, torna indifferenti su www.radiobaiano.it. Manchiamo esattamente da Radio Baiano da 3 settimane probabilmente. Perché? Perché vi chiederete? Dopo Francesco Amoruso c'è stato Halloween e ho deciso di non fare nessuna puntata, perché chi sarebbe venuto ad Halloween a Radio Baiano? Nessuno. Dopodiché l'ospite del martedì dopo mi ha appeso, l'ospite dell'altro martedì dopo mi ha appeso e io ho detto vabbè, è andata così. E quindi ci ritroviamo esattamente con gli stessi ospiti del mese scorso, cosa che a me fa piacere. E li ritroveremo probabilmente, anzi è sicuro perché il calendario ci sta, li ritroveremo anche a dicembre. Bene, sì. Sono qui con il cappellaio Matteo, al momento senza cappello, accompagnato da il complicato Tony Tonelli. Complicato. Mannaggia. Che però oggi sei ospite dell'ospite. Oggi sono ospite dell'ospite, ospite. Sono zitte. No, però ti faremo intervenire a modo nostro. Allora, parliamo un po' di questo progetto del cappellaio Matteo, che poi in realtà è da poco che ti chiami cappellaio Matteo. È da poco sì che ho scelto questo nome, in realtà mi ronza in testa già da un bel po'. Non avevo fondamentalmente il coraggio di usarlo definitivamente, un po' perché mi sembrava forse un po' lungo come nome, avevo questo dubbio, però ci sono tante cose che mi convincono. Cioè, in primis io ho sempre adorato i cappelli a cilindro, cioè proprio una passione da sempre. Poi anche il personaggio proprio del cappellaio matto, che ovviamente è collegato, mi è sempre piaciuto. E poi c'è anche l'elemento del gioco di parole, che è una cosa che chi mi conosce sa che mi contraddistingue abbastanza. Quindi per tutta una serie di motivi mi sono convinto a utilizzarlo, quindi ho stabilito questo. Qual è la musica che rappresenta il cappellaio Matteo? Questa è una domanda molto difficile. Allora, diciamo che probabilmente è complicato trovare un genere unico, nel senso che io sono un pianista, vengo dalla musica classica, mi sono laureato alla triennale in conservatorio, appunto pianoforte, e sto continuando col secondo livello e sto studiando anche composizione, perché il mio progetto è essenzialmente di quello di compositore, pianista e arrangiature. Cerco di, nelle mie composizioni, insomma, scrivo già da qualche anno in realtà, ma in via del tutto sperimentale, mi sono avvicinato proprio scrivendo senza grosse ambizioni, per il puro gusto di iniziare. E ho cercato in realtà di utilizzare vari stimoli, varie influenze. Prendo tanto dalla musica classica. Mi piace anche molto, ad esempio, il ragtime. Infatti, farò ascoltare anche uno di mia composizione. La musica ambient, intendendo per ambient in particolar modo, diciamo, quella che è stata la conseguenza storica di tutta la fase minimalista della musica. Quindi, da, diciamo, Erik Satie in poi, dal Novecento in poi, si va sempre più verso questa direzione minimalista in cui si impoverisce a livello soprattutto di quantità di note il contenuto musicale, ma questo diventa proprio una tendenza, appunto, un ideale artistico. Quindi cerco un po' di coniugare più le due più cose. Tendenze, sì. Dove sta l'equilibrio fra queste tendenze? Dove lo trovi? Cerco di trovare un po' una mia dimensione che possa accorpare un po' questi mondi sonori che sono anche scollegati. Per esempio, un altro tipo di esperimento che amo fare è quello di coniugare il mondo della polifonia barocca, quindi Bach, fondamentalmente, con temi molto conosciuti, anche moderni. Cerco appunto di, ad esempio, suonerò una fuga sul tema di Harry Potter,
quindi cerco di unire un qualcosa comunque di molto conosciuto, di molto familiare a tutti, con a qualcosa di più classico. Sì, qualcosa di classico, anche per il gusto e per l'obiettivo di cercare di avvicinare più persone un po' a quello che è il mio background, diciamo. Per rendere, diciamo, popolare la classica. Se vogliamo, sì, almeno in un modo che possa incuriosire, cercare di dare degli stimoli che molte volte impediscono magari a tanta gente di scoprire qualcosa che altrimenti non conoscerebbero. Io non so se questa domanda ve l'ho fatta già la scorsa volta, però la ripropongo. Perché noi abbiamo con te, caro Matteo, un tuo amico, un tuo carissimo amico, che è Tony Tonelli. Sì, piacere. Che è una persona anche molto critica, che si psicanalizza. Eh sì. Chi meglio di lui può dirci quali sono i pregi e i difetti artistici del cappellaio Matteo? Perché non lo può fare da solo. E qua si apre un mondo, soprattutto per i pregi. Pregi ne ha tantissimi. Matteo è un musicista, secondo me. Io me ne vado così, non sei condizionato. No, ma non sono per niente condizionato. Sai che, cioè, te lo dico che quando sei cretino lo sai, no? No, scherzo. No, di pregi ne ha tantissimi, nel senso che, per quanto riguarda a livello artistico, Matteo secondo me è veramente uno, ma non lo dico perché sta qua eccetera, lo sa bene, secondo me è uno, almeno di quelli che ho conosciuto, è uno dei tra i pianisti più forti. Io ho conosciuto un po' di pianisti eccetera, però lo stimo tantissimo a livello artistico, tanto è vero. Sai, quando tu scrivi una cosa di tuo, no? Magari che ci tieni soprattutto, non è facile collaborare con chiunque. Nel momento in cui appena scrivo un pezzo, il primo consiglio, soprattutto a livello di musica, lo chiedo a Matteo, è proprio perché c'ho una stima pazzesca di Matteo. E poi è chiaro che veniamo da mondi mondi diversi a livello, chiaramente lui ha studiato, ha fatto determinati studi classici, insomma, di conservatorio eccetera. Io sono una capra a livello musicale, quindi stiamo progredendo, però nel senso è chiaro che non ho le sue competenze a livello musicale, proprio parlando. Io parto principalmente come uno che scrive, voglio dire, scrive testi, e quindi mi affido molto a lui per la musica. E è chiaro che, venendo comunque da generi anche di ascolti diversi, non sempre poi all'inizio troviamo una linea uguale, però poi la cosa bella, ed è per questo che mi piace tanto collaborare, è che unendo, insomma, discutendo, parlando, unendo i mondi, esce sempre quella cosa che è per noi una collaborazione perfetta, cioè nel senso, cioè ok, e abbiamo unito i nostri mondi e l'abbiamo fatto nel modo che non stravolga nessuno dei due. Sì. E quindi è questa, poi vabbè, il pregio più grande che troviamo. Difetti. Difetti. No, difetti no, ma che, non lo so, i difetti, diciamo, più intimi non li posso raccontare. No, non devono essere personali. No, si scherza. Difetti forse sbadato. Molto spesso sbadato. Beh, non si può confutare questa cosa. <modo. ride> Sono proprio io, quindi. Si è dilungato così tanto sul pregio e poi sul difetto sbadato. Invece, un difetto che mi viene è sbadato, ma sbadato nel senso buono, cioè nel senso, lui ha questo, forse tipico un po' di tutti i pianisti, mi sto rendendo conto, vivono in questo mondo un po' loro, che però è fenomenale, ma da pianisti al di là dei musicisti in generale, vivono in questo mondo un po' loro, che però è interessante poi da scoprire, quindi è un difetto che poi si può trasformare anche in un pregio, dai, se vogliamo. Tu che consiglio ti senti di dare al cappellaio Matteo? Un consiglio da amico musicista. Un consiglio da dare a Matteo? Non lo so. Se mi metti in difficoltà, un consiglio, ma di che genere? Un consiglio sul suo progetto. Ah, un consiglio sul suo progetto, io ti dico, ma già glielo dai in macchina, nel senso, rendili pubblici. Li rendiamo pubblici, no, nel senso, il consiglio che gli do è farsi ascoltare il più possibile, come
anche compositore dei suoi pezzi, perché lui lavora su tanti campi, cioè lui non è solo compositore, non è solo arrangiatore, ma è tante cose, musicista a 360 gradi. E quindi il mio consiglio è far conoscere anche un aspetto che magari fondamentalmente oggi hanno conosciuto un po' meno persone, ma Certo. perché forse ci sta, c'è anche un po' più di difficoltà ad ascoltare la musica soltanto strumentale, no? Però Certo. secondo me è una cosa che lui lo sa come la penso, deve fare, soprattutto in ottica, oggi la musica strumentale è un po' trattata male, se vogliamo dire, nel senso che lui è d'accordo con me, ma principalmente questo è un pensiero suo. Ci sono tanti, tanti musicisti che fanno passare delle cose come il nuovo mondo classico, eccetera, Qua si apre un e mondo, quasi sì. Avramonte, e lui soprattutto non è d'accordo. Allora io dico che secondo me chi non è d'accordo come lui, che è un po' la mia filosofia di vita, piuttosto che diciamo dire no, io non sono d'accordo e lamentarsi, dimostri con i Di fatti proporsi perché ha come le capacità, alternativa. Sì. esatto, di proporsi come alternativa a Magari si tutto un mondo riesca. che secondo lui stravolge un po', no, cioè sono di queste idee in generale, nel senso più che la criticità in sé, più del criticare, dimostrare con i fatti che ci può essere una via Attivarsi, alternativa giusto. e che la gente magari può capire che non è quella l'unica via, perché a volte ti fanno passare anche solo quella come una via, dici, questa è la via, È c'è vero. anche tanto altro diverso che può piacere, può non piacere, però ascoltatelo e Certo. poi giudicate, capito? Questo è Giusto. il. A volte, rispetto a quello che dice, la difficoltà è anche un po' dello sconforto, nel senso che appunto si vede proprio un po' nelle persone una mancanza di curiosità, di stimoli, di interesse. E quindi questo un po' già in partenza crea qualche difficoltà. Lui lo sa, sono parzialmente d'accordo su questa cosa, perché la curiosità secondo me la creiamo. Cioè è vero, noi partiamo principalmente da una generazione adesso, ma io in primis molto distratta, cioè nel senso che è normale che con i vari social, le varie tecnologie si è un po' più distratta, cioè tant'è vero che io mi rendo conto su me stesso, scorrendo la home, cioè scorro la home di Facebook, eccetera, vedo un sacco di cose, un sacco di contenuti che però mi restano e non mi restano. Però a un certo punto, e lui lo sa come la penso, ce la dobbiamo anche un po' creare questa curiosità, perché non Sì. possiamo neanche Bravissimo. aspettarci che la. Ecco, Sì. c'è una domanda che è una domanda che ci fece il primo giorno Alex Giordano, che è questo docente dello Startup Music Club, al quale sto partecipando anche con Francesco Amoruso e Roberto. E lui dice: ma voi, una volta che componete, scrivete un pezzo, dice, la prima fase, quella creativa, sì, che avete composto, avete scritto, però poi a chi pulite cacao? Capito? Cioè, una volta che hai scritto, dopo, perché la gente dovrebbe essere interessata se tu non sei il primo ad essere interessato a far sì che la gente si interessi? Giusto. E quindi è quello che. Forse questa è la critica che gli pongo. Cioè, che poi è una critica, insomma, è più un consiglio più che critica. È crearla un'alternativa, proporla piuttosto Quindi gli che. consigli Questa è di sfruttare al un'occasione. meglio le sue Sì, opportunità. assolutamente, solo perché c'ha delle doti pazzesche, Matteo, non indifferenti secondo il mio punto di vista. Quindi sarebbe un peccato lamentarsi piuttosto che sfruttare tutte le sue armi per farlo, Vedi, abbiamo perché trovato il difetto. è Ecco, difetto. sono un po' lamentato. No, no, non è lamentuso, non è che sia lamentuso. È uno scassambrello determinato, no, però non è lamentuso, è semplicemente è un. Gli manca quella Ma lo spinta. facciamo un po' tutti, io in primis, determinato. Il primo impatto quando vediamo una cosa, perché è sempre difficile rapportarsi poi con la prima cosa è dire, però mannaggia, cioè, vedi, ci sta quella realtà Però che. magari lui ha maggior ragione perché si rende conto di essere in un ambito ancora Ancora più più. ristretto Esatto. rispetto al cantautore, rispetto alla Certo. band. Tra l'altro, in particolare in Italia c'è questa difficoltà anche per tutta la storia musicale, insomma, il bel canto è sempre stata proprio la prerogativa del mondo musicale in In Italia, quindi Italia, è vero. c'è anche un po' questa Questo è cosa. vero, questo è vero. Però secondo me, perché io mi rendo conto che vengo principalmente da ascolti, sono partito agli esordi da ascolti ignoranti, cioè nel senso, non ignoranti, però per dire, io ho ascoltato un po' di tutto, parto dal cantautorato, diciamo, da Classico. piccolo, sì, ma voglio dire, stiamo parlando di Bennato, stiamo parlando di Dylan, Bob Dylan, stiamo parlando di De De André. Gregori, De André, insomma.
non mi vengono gli altri, insomma, beh, Battisti, però ho ascoltato anche tante robe commerciali, ma nel senso più ovvio, becero. Chi di noi non le ha ascoltate? La fase, però per dire, nel senso, secondo me lui con quello che fa, perché io poi mi riferisco conoscendolo, con quello che fa in generale può arrivare anche a un pubblico che principalmente non ascolterebbe la musica soltanto strumentale, perché poi lui non è un artista chiuso soltanto nel mondo della musica classica, strumentale, cioè lui fa un sacco di cose, quindi secondo me ha veramente tantissime possibilità di... Poi dopo vi farò ascoltare questo pezzo che fa, il reggae time, che a me fa impazzire, per esempio, è una cosa bellissima secondo me, che non è il tipico ascolto, sai, di quello che magari si ascolta, che ne so, Despacito, però... secondo me può piacere anche a chi ascolta musica un po' più commerciale, se vogliamo, non essendo commerciale, perciò dico... potrebbe essere il tuo manager comunque. Devo dire che l'ho assunto. Ti vende bene, ti vende assunto, bene. Il problema è quando devo farlo con me. E là poi devi assumere qualcun altro. Esatto. Però hai un lavoro come manager di Matteo. Vabbè, se mi secondo va male. Me. Io direi di prenderci una pausa. Caro Carlo, cosa ascoltiamo? E tu ce l'hai scritto lì? Me lo devi dire tu. E io non lo so. Io propongo la Campagnola e Gigiù. No. Possiamo scegliere a Matteo un brano. Un mio brano. Yes. Allora posso mandare Temporale Imminente. Ascoltiamo Temporale Imminente. Torniamo fra poco con il cappellaio Matteo. Thank you.
Siamo tornate indifferenti su www.radiobaiano.it. Ricordiamo che potete ascoltarci sia dal sito www.radiobaiano.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook, perché il nostro caro Carlo, anche se non parla, ha però attivato una diretta dalla quale potete ascoltarci e potete commentare la puntata sia lasciando un commento sotto la diretta oppure lasciandoci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è 344 27 49 695. Detto questo, parliamo un po' di questo brano. Sì. Quando l'hai composto? È recente o più datato? Non tanto recente, no, avevo 17 anni, sì. Questo brano appunto si avvicina sicuramente di più a, diciamo, gli influssi ambient, Ambient. diciamo. Anche nel titolo già suggerisce questa cosa. E, ho ascoltato molto Brian Eno. Brian Crane, Wim Mertens è un altro minimalista che amo molto. E appunto ho cercato di rappresentare appunto contemporaneo imminente non solo un po' l'idea appunto delle goccioline d'acqua che poi vanno man mano a sfumare in un temporale vero e proprio, quindi un'evoluzione della dinamica che parte appunto molto piano fino ad esplodere, ma poi anche un temporale che può essere inteso un po' come in tanti modi, cioè un temporale imminente può essere un momento di esplosione legato a un sentimento, Emotivo. sì, di qualsiasi genere. Intanto Flavio Cocca ci dice: Bravo Matteo. Chi è papà? Ah, Zio. zio. Salutiamo lo zio. Salutiamo. Che poi secondo me non è vero che non si riesce ad esprimere soltanto con lo strumentale. Non sono d'accordo, cioè a me sta pezzo piace Perché le tantissimo. sensazioni arrivano, forse anche di più rispetto magari ad un testo. È difficile proprio la fase di lancio, nel senso che creare proprio questa curiosità. Per farlo c'è bisogno molto di un giusto modo che bisogna trovare per attirare la curiosità, l'attenzione. Per esempio, nel tuo range musicale, Sì. dei pianisti italiani di adesso, Sì. chi ti piace e chi non ti piace? Vabbè, ti piace Allevi? A lei a me non piace. No, per niente. Né Allevi né È Einaudi, una no. provocazione perché lui lo odia lei. Anch'io! Perciò. Come pecca devo dire, appunto, tornando al discorso degli ascolti di cui ci pentiamo, che sono stato un ex fan di Di Allevi, Allevi. lo ammetto e me ne pento pubblicamente. Fondamentalmente il discorso è che un Allevi, ad esempio, ha giocato molto sul suo personaggio, appunto il musicista folle, che è una cosa che può fare simpatia, può piacere, insomma ha avuto un boom. Il problema è stato essenzialmente quello che lui ha legato alla sua immagine a livello musicale, cioè il fatto di dichiarare di essere il nuovo Mozart, di scrivere la nuova musica classica, che Bach è noioso, c'è tutta una serie di dichiarazioni che non fanno altro che peggiorare comunque una situazione di ignoranza dilagante, ma non lo dico in tono critico, cioè, ignoranti lo siamo tutti, ma nel senso proprio di del problema che molti magari non si avvicinano a determinate cose proprio perché non hanno avuto modo, non hanno avuto magari una persona che possa aver consigliato un ascolto. Giusto. Questa è un'altra cosa che io cerco di fare comunque, anche per ora in una dimensione molto ristretta, però cerco anche magari di avvicinare una persona curiosa spiegando delle cose, cercando di incuriosire. Sì. Quindi chi ti piace? Mi piace, è un pianista che mi piace. Per esempio mi piace molto Stefano Bollani, che Lo insomma è un conosco, signor, vabbè, stavo suggerendo io, un so signor bene chi sia. Anche a me piace molto. anche perché al di là, oltre a essere insomma nel suo campo, nel jazz, un ottimo musicista, è anche una persona che ha una visione della musica simile alla mia e del Ha divulgare. dell'estro. Sì. Sì, veramente, anche in concerto l'ho ascoltato spesso, cioè fa cose fantastiche. Prende a un certo punto, ricordo una volta,
prese dai primi posti del pubblico nomi di sigle di cartoni e cominciò a fare fece un medley Ma live. lui è È geniale. fantastico, Carioca lo consiglio veramente. Sì, sempre a tutti perché è un carino. album grandioso, secondo me. Assolutamente. Che ne dici di farci ascoltare un brano? Va bene, iniziamo Sei anche. pronto? Sono pronto, dai. Che ci vai ascoltare? Perché le premesse sono Hai interessanti. capito? Speriamo di rispettare. Io sono il manager. Manager. Manager, lei che dice? Le premesse come Ma questo sono? ragazzo è un ragazzo d'oro. 150.000. Intanto, mentre Matteo si prepara, Sì. io vorrei fare un appello alle nostre ascoltatrici. Ah, sì, facciamolo. Care ragazze single, qui c'è un cantautore. Specifichiamo single perché C'è un single. cantautore in cerca di una musa Esatto. che lo accompagni sia durante il suo percorso artistico che durante la vita. Specialmente durante la vita, perché il percorso Però artistico una musa, scusa, non ti fa comodo una bella musa assai, no, tantissimo. ispiratrice? Il punto è che la cosa principale sulla quale batterei è che non deve essere fidanzata. No, single, ragazze Perché single. purtroppo mi innamoro sempre di persone fidanzate, non Fidanzate, va quindi bene. ragazze single, appassionate di musica, Mettiamo anche carine, carine, che qualche altro requisito? simpatiche, ma Simpatiche, basta, che carine e semplici, simpatiche, semplici, questo è carine, importante. simpatiche e semplici. Esatto. Scrivete al nostro numero, e noi vi passeremo il contatto di Tony Tonelli per cominciare una bella avventura insieme. Però Non lo scrivete faccio per Matteo veramente. perché Matteo è già fidanzato. Assolutamente. Matteo, no, Matteo, lasciate stare Mettiamolo Matteo, pure chiaro. se vi piace, concentratevi su di me. Io sono quello single, lui è fidanzato, non lo pensate. Quindi vediamo, può essere pure che oggi una Ma ragazza ci contatta e è interessata, non lo guarda, io possiamo. sono venuto con questo proposito. Ho detto adesso vado a con mica per accompagnare a Matteo. Ho detto vado a Radio Baiano per trovare. Infatti, qual è stata la prima cosa che ti ho detto? Ho detto non può essere che trovo una ragazza. Speriamo, un appello Se disperato. succede, te lo giuro, lascio indifferenti e creo un programma alla c'è posta per Strano te, te lo giuro. amore. Ma guarda, speriamo, Torniamo speriamo. alla musica, che ci fai ascoltare? Partirei proprio da questo ragtime che piace tanto anche al Ah. manager. Al manager, Almeno. quando vuoi. Siamo in un suono honky tonk un po', nello stile western. Il mio ragazzo c'ha le qualità Ha le qua, qualità, eh? ha le qualità. Io da Beh. una parte guardavo le mani di Matteo che volavano sulla tastiera, e dall'altra guardavo questo balletto molto timido che faceva Tony, che era interessante. E non volevo disturbare, però mi veniva voglia di ballare, capite? Però ho detto, se mi alzo, volevo alzarmi e ballare proprio, però ho detto, ma finito, disturbo l'esecuzione del maestro e Comunque, quindi. io ho da fare una considerazione molto importante, che guardando anche Matteo,
e poi guardando altri piani, ho capito che i pianisti lasciano trasparire molto di più le emozioni rispetto a un cantautore, rispetto ad una band. Cioè, guardando Matteo, cioè, si vedeva che tu ti divertivi a suonare. Beh, questa è una bella cosa, mi fa piacere. Ho detto bene, manager? Sì, no, ma è un ragazzo fantastico. Senza nulla togliere, ovviamente, ai miei amici cantautori, al mio Qua amico ce ne abbiamo Tony. No, ma un altro, il figurati. Però ho quando lui suona, si vede che è preso. Certo, ma io parto, secondo me, questa è una mia idea, cioè, secondo me uno fa quel che fa, il discorso che facevamo un po' l'altra volta, proprio per esprimere. Cioè, che è un bisogno innato di chi, non lo so se tu la pensi così, un Certo. bisogno innato di esprimere determinate cose. Lui riesce a farlo tramite la musica. Nel mio caso, per esempio, posso riuscirci tramite un testo. È chiaro che quando tu, secondo me, suoni, lì c'è un contatto fisico un po' con l'emozione, no? E quindi la lasci trasparire anche Sì, perché è quello che traspare si proprio dal vede. Eh sì, viso. perché è quello che si vede poi quando suoni, capito? Si vede il tuo corpo e tu sei concentrato nell'esecuzione del brano, capito? Quindi è quello. Bravissimo, ragazzi, approfittate di questo Oh! genio. Grazie, ragazzi, forza, Con raga. doti anche manageriali, mi fa Volevo solo dire sul pezzo il Sì, titolo. parliamo del pezzo. Ok. Si intitola Juggle Rag. Il Juggle è il gioco di prestigio, fondamentalmente. Può essere il numero di, insomma, un circense, un giocoliere. E non tanto, cercato di inserire elementi non tanto virtuosistici, perché solitamente l'elemento del gioco di prestigio si associa, insomma, alla musica di Liszt, quasi a volatine incredibili. Più che questo, a livello anche armonico, ho cercato di inserire delle sonorità che nel ragtime classico mancano. Ho cercato di giocare su scale esatonali, comunque su certi elementi musicali che mancano un po' nel classico ragtime di Joplin, in questo ho cercato di introdurre Una qualcosa di novità di nuovo, tuo, qualcosa di tuo. Io sì. ho una domanda da farti, molto importante, perché solitamente quando si parla di musicisti provenienti da accademie, da conservatori, si pensa automaticamente che anche la musica che poi andranno a fare sia schematica, accademica. C'è invece nel tuo caso è evidente, però c'è la possibilità di coniugare le due cose, cioè lo studio accademico da una parte e l'estro dall'altra. Perché secondo te c'è questo pregiudizio? Perché il pregiudizio c'è. Sì, senz'altro. Ma io credo fondamentalmente che questo avvenga anche per un problema proprio di una mentalità molto conservatrice, anche proprio di queste strutture, del mio conservatorio stesso, di molte altre accademie di questo tipo, perché c'è ovviamente un culto della musica classica, un qualcosa di sacro, che ovviamente per chi vuole affrontare un percorso di questo tipo è un punto di partenza fondamentale. Poi ci si può appassionare strada facendo, ma comunque è come un qualcosa di ovviamente un modello che non si può stravolgere, un qualcosa di sempre presente. Però c'è anche tanta, appunto, c'è una mancanza di un qualcosa che andrebbe fatto, cioè del tentativo di avvicinare comunque le persone, uno studente, ad esempio alla composizione, all'arrangiamento, a molte cose che purtroppo sono molto in secondo piano. Anche il fatto che non si coltivi tanto la capacità di orecchio di riprodurre, cosa che comunque va allenata, cioè, si può avere la fortuna di averla di natura, ma che è importante per un musicista perché ti aiuta proprio a distaccarti da quello che è il mondo, diciamo, classico anche, poter coltivare anche altre cose, lasciando ovviamente stare il fatto che anche nel mondo classico ci puoi costruire infiniti mondi, cioè. Però è una pecca anche un po', secondo me, proprio dei conservatori che sono rimasti ancora con dei metodi che magari servivano a formare i grandi concertisti che poi sono usciti anche dal Conservatorio di Napoli, ma che lascia troppo in secondo piano quello che riguarda altre
altre pratiche che comunque sono importanti con la musica, appunto l'arrangiamento, la composizione, ma anche semplicemente sviluppare le capacità di orecchio, insomma, sono tutte cose che sono un po' in secondo piano, purtroppo. È una pecca però anche dell'ascoltatore che è abituato a concepire la musica classica solo in un modo. Sì, sicuramente c'è anche questo, anche perché sul fatto che venga da molti considerata solo in un modo, torniamo al discorso, secondo me, purtroppo della difficoltà di avvicinarsi in maniera guidata magari a questo. Cioè, è fondamentale, io mi rendo conto, affinché magari una persona possa incuriosirsi, avvicinarsi, avere anche un po' una guida, avere un qualcuno che possa indirizzarti negli ascolti. Quindi mi rendo conto che per molti magari c'è un po' questo pregiudizio e questa idea della musica classica come qualcosa di vecchio, di pesante, proprio perché magari molte di queste persone non hanno avuto la possibilità di capire da cosa stiamo partendo, un percorso che c'è stato un po' nella musica, e soprattutto che quello che si sente oggi è comunque frutto di tutto quello che c'è stato. Giusto. Quindi è un po' un peccato. Io nel mio piccolo, ripeto, cerco sempre un po' di almeno lasciare qualche scintilla, di avvicinare, di incuriosire, perché è un po' una missione, una piccola missione che ho come musicista. Più che altro, secondo me, è un problema dell'ascoltatore, come dicevamo prima, commerciale, però fortunatamente esistono tante altre persone che vanno ad approfondire. Cioè, io rispetto a qualche anno fa trovo che gli ascoltatori abbiano raffinato i propri ascolti. Ovviamente sarà che ho una determinata cerchia di amici. Certo. È ovvio, la maggior parte delle persone è abituata a pensare alla musica classica come Pal, Mozart, Beethoven, quelle cose lunghe. Però secondo me, anche grazie secondo me a persone come Bollani, per esempio, si è allargata un po' questa fetta di pubblico. Sì. Appassionata, diciamo così, ha incuriosito un po' Bollani. Sì, sì, Bollani persone. È stato per esempio un personaggio molto positivo in questo senso, anche con Sostiene Bollani, la trasmissione che tenne. Cioè, è importante proprio cercare di da musicisti, cioè che molti musicisti come Bollani cerchino proprio di creare il retroterra sul quale anche una persona lo stesso possa... Bosso alla fine, anche sì, lui ha, è stato un grande, insomma, sì, è stato veramente un grande musicista. Sì, è un po' è complicato, anche perché poi, appunto, sì, questo pregiudizio della musica classica, ma in realtà ci sono certe cose di, al di là di una tale bellezza, ma di una tale modernità, cioè, che veramente, poi se senti allevi e... Uno pensa, perché ascoltare no, non voglio accanirmi, però per fare un esempio, Giovanni Allevi. Sì. Giovanni Allevi è una persona comunque che la musica l'ha studiata, soprattutto agli inizi, insomma è un compositore che fa quello che deve, appartiene a un determinato ambito, insomma, sempre che va tra, diciamo, siamo nel New Age sostanzialmente. Il problema è stato soprattutto spacciare quello che fa per con qualcosa che non è. Che non è. Questa è stata la sua problematica principale, si è riportato contro tutto il mondo musicale, insomma, quello soprattutto accademico, dei signorotti, ma anche, insomma, chiunque gli senta dire cose che non stanno in cielo e in terra, ovviamente sì, gli girano un po'. Io direi di prenderci un'altra pausa e ascoltare un brano del signor Tony Tonelli. Ma, cosa vogliamo? Scegli un brano. Scelgo tuo. Io. Non so, L'amore formato è giocattolo. Ok. Dai. A tra poco. Con il cappellaio Matteo e Tony Tonelli. La storia di un robottino, fatta di amore e di dolcezza, per una bella
bambola di pezza. Il robottino era solo lasciato sul suo scaffale, sul letto quella bambola fattura artigianale. La fissava in silenzio senza poter arrossire, aspettava che il bambino si mettesse a dormire per poi avvicinarsi e iniziarle a cantare una canzone d'amore che la farà innamorare. Mio cuore è di metallo ma ti amo lo stesso, con l'amore che io provo cosa importa del sesso. Sei una bambola fatta di pezza ma sei cucita dalla purezza. Lo rinchiudo dentro a un barattolo, questo amore formato giocattolo, che è più vero di mille altre storie di cui sono rimaste solo brutte memorie. Tutta sfatta la bambola di pezza si sentiva più bella ad ogni carezza. Il robottino era freddo dal cuore gelato, ma il suo amore bastava a renderlo accelerato. Lei si odiava con tutta se stessa, ma al suo fianco si sentiva una principessa. Tutto quanto diventa migliore quando ti innamori del vero amore. Bocca cucita non poteva parlare, ma questa storia le faceva cantare. Un cuore di metallo ma mi ami lo stesso, con l'amore che io provo cosa importa del sesso. Sarei fatto di freddo metallo, ma più prezioso di qualsiasi cristallo. Lo rinchiudo dentro a un barattolo, questo amore formato giocattolo, è più vero di mille altre storie di cui sono rimaste solo brutte memorie. Morire. Quel bambino ormai grande smise di giocare e quella bambola volle buttare. Un cuore di metallo non dovrebbe far male, ma allora che cos'era quel dolore letale? La stanza ormai vuota era diventata, ogni sera lui cantava per la sua amata. Quella stanza ormai vuota era diventata, ogni sera lui cantava per la sua amata. Cuore di metallo ma ti amo lo stesso, con l'amore che io provo cosa importa del sesso. Sei una bambola fatta di pezza ma sei cucita dalla purezza. Lo richiudo dentro a un barattolo, questo amore formato giocattolo, più vero di mille altre storie perché sono rimaste solo belle memorie. E bentornati ad Indifferenti, siete su www.radiobaiano.it. Cosa è successo? Niente, va bene, problemi tecnici dalla regia, Carlo è sempre muto, però con la testa mi ha fatto cenno. Oh, tutto bene, andiamo avanti. Che bisogno della telecronica. E io volevo farti parlare! Ci sono riuscita anche oggi. Messaggio. Luigi Dantò ci dice, bravi Wagyu. Riferendosi al cappellaio Matteo e a Tony Tonelli. Ma Tony adesso non se lo merita perché non sta dicendo niente. Vero. Bravo Wagyu. Bravo Wagyu. Che ricordiamo. Per Matteo. Matteo, fai solo guai. Matteo, fai solo, hai fatto cadere le guai. Torniamo a sbadato. Che stavi dicendo? Che stavo dicendo? Ah, sono il manager, no? Quindi sì. Bravo Wagyu, mi raccomando.
chiamatelo questo ragazzo che è forte e io sono il manager, quindi. Va Ma bene. vogliamo ricordare un attimo che è finita la canzone, vogliamo ricordare sempre a qualche ragazza singola all'ascolto che sta Ricordiamo che mangiando. abbiamo ascoltato la No, canzone no, la Amore canzone. formato giocattolo di Toni Tonelli e questo è un fatto che è più importante, Vabbè, quello è poi. secondario, il Ma è problema è secondario. ma il problema è trovare adesso la Ok, ragazza. ricordiamo che stiamo aspettando un messaggio da te. Cara ragazza single in cerca d'amore, qui c'è un ragazzo. Adesso possiamo fare strano amore, Qui c'è un ragazzo carino, simpatico, semplice, che cerca una ragazza come carino, lui, sembra carina, sì, simpatica e creativo, è semplice. molto Cerca creativo. l'altra metà della mela e potresti essere proprio tu che ci stai ascoltando in questo momento. Vuoi fare gli annunci di e va, fai gli annunci. Quindi, se ci stai ascoltando, approfittane perché è l'occasione della tua vita. Sembra quei siti di incontri. Potresti vivere la tua storia d'amore. Mi raccomando, Mi io ti aspetto. raccomando, il nostro numero è un secondo 344 27 49 695. Se poi ci vuoi contattare per fare un commento sulla musica di Matteo, meglio ancora perché oggi Esatto. parliamo del cappellaio Matteo, Matteo. esatto. Poi l'amore di Donny Donelli Scocca. oggi è un di più. Tra l'altro potresti essere Matteo, il cappellaio Matteo potrebbe essere addirittura, no? Colui che fa scoccare l'amore tra me, cioè perché magari quella ti contatta per fare i complimenti e dice, ah, però magari adesso conosco un po' Galeotto fu il il cappellaio Matteo. brava, Galeotto fu il cappellaio Matteo. Tra l'altro quel cappello che non ho Da ancora doversi usato, indossare. Che non hai ancora talmente usato. sbadato da non usarlo neanche. Il punto è che mi è stato regalato a Natale dalla mia ragazza, Marzia Dantò. Salutiamo Salutiamo Marzia. Ciao Marzia. È appartenuto ad un cocchiere. Quindi, tra l'altro, c'è un Che ulteriore bello! Gioco di ritorno anche parole. gioco di parole perché io sono un cocca di cognome. Cocca di Quindi, c'è cognome il dal cocca, il cocchiere. cocchiere. C'è tutto un torna, Ma tutto dico io, ma Marzia che è così carina, che sicuramente sarà una bella ragazza, sicuramente sarà simpatica e sarà semplice, non ha una ragazza come lei da presentare a Tony. questo è molti amici, devo dire. Purtroppo c'è un po' di coda qua che mi Io chiedono. chiedo sempre a tutti gli amici, nessuno è caspita. O Stiamo. sono tutte fidanzate, ma che ne so fa? È Ancora! che è così. Non vanno Allora, quanto Sì. è importante il look per il cappellaio Matteo? abbastanza direi. Sì, eccolo. Intanto abbiamo Si preso apre. il cilindro tanto amato da Matteo. Eccolo qui. Eccolo. Abbastanza come si vede. Beh, direi che non influisce minimamente il look. No, diciamo che ho scoperto proprio negli ultimi anni di scuola, ho scoperto in generale di amare questo tipo di look, al di là dell'aspetto, insomma, legato poi a un personaggio. Ho cominciato indossando appunto cappelli, poi gilet, papillon, e mano a mano sono diventato sempre più riconoscibile in questo vestiario. E poi sostanzialmente sta bene anche con un cappellaio, che è un personaggio ottocentesco, quindi bene o male più o meno può ricordarlo, quindi ho unito un po' le due cose, quindi direi che è abbastanza importante, Attualmente, la tua principale ambizione qual è? La mia principale ambizione, ma sicuramente come compositore una delle cose che veramente amerei di più è entrare in un circuito che mi permetta di comporre colonne sonore. È la cosa a cui ambisco principalmente. Anche se vorrei in realtà appunto essere un musicista proprio che abbracci la musica a 360 gradi, appunto vorrei poter accompagnare, lavorare in progetti con cantautori come il nostro Come manager fai con Tony? Tony. Comporre, eseguire anche musica classica, insomma, vorrei. La mia idea è quella. E c'è un personaggio in Italia che è un po' questo insieme di cose, che è Morgan. È un Vabbè, toccare personaggio un tasto dolente. che a me piace tanto, soprattutto per questa cosa, cioè principalmente per il suo comunque.
proporre magari in un concerto, in televisione, in tutti gli ambienti in cui riesce ad introdursi, tanta musica di un certo livello, cioè lo sforzo di avvicinare comunque le persone ad un qualcosa che magari faticherebbero a conoscere. Cioè, un concerto di Morgan, ci sono stato da poco al Déjà Vu a Pozzuoli, propone da Beethoven ai Pink Floyd a David Bowie a De André, cioè non, Se senza a una. Morgan manca solo il senso della misura. Sicuramente, è un'altra sua caratteristica, però fa parte, insomma, io la prendo un po' come una parte del Del suo essere, del personaggio. suo, sì. Che ne dici di farci ascoltare un altro brano? Dai, continuiamo. Cambiamo Continuiamo. genere questa Che volta. ci fai ascoltare adesso? Adesso vi faccio ascoltare un arrangiamento, una fuga che ho scritto sul tema di Harry Potter. Spiego brevemente di cosa sto Sì. parlando. Okay, la fuga sostanzialmente è una composizione che trova la sua massima espressione con Bach nel Settecento. Parliamo di un sistema musicale. Cerco di non essere troppo complicato, che non è verticale, cioè, ma orizzontale, nel senso che noi conosciamo qualsiasi la musica oggi, ma come da fine Ottocento, insomma, come una musica che abbia un tappeto che è l'accompagnamento, l'armonia, gli accordi ed una melodia che sovrasta, cioè c'è un ruolo di accompagnamento e un ruolo di sovrastare con la melodia. Il Settecento invece prevede appunto il discorso polifonico, quindi più melodie che si intrecciano e si sovrappongono. Quindi c'è uno stesso tema, che in questo caso è quello di Harry Potter, che prima viene presentato in una determinata tonalità. Appena è finita questa esposizione del tema, subentra in un'altra tonalità, mentre la voce di prima prende un'altra via, altre direzioni. E questa cosa si verifica per quante voci si scelgono di utilizzare. Io ne ho scelte tre, quindi una fuga a tre voci. Spero che qualcosa. Ragazzi, il mio esame di storia della musica mi permette di capire quello che dice Matteo. Beata te! Però ho cercato di usare delle allusioni che bene o male credo che in qualche Ad modo Harry. E possano. Sì. questa la dedichiamo a te, futura ragazza di Tony. Anche alla mia, E magari, dai, anche a Mar, facciamo. soprattutto a Marzia. Usiamo in questo caso un clavicembalo, così restiamo in atmosfera Restiamo Bach. in tema Bach. Sì. Tra Harry Potter e un po' il concerto brandeburghese. Una fusione, Una insomma, sì. fusione, un mix. Sì. Vedi la musica classica, quante cose che può fare, caro Visto? Tony? Hai visto? Dì che queste cose te le ho insegnate io, però. Quanto è difficile comporre musica per te, perché sicuramente rispetto a un cantautore, rispetto ad una band, il lavoro è molto più complesso, Certo. anche se per te può risultare naturale.
però comunque è più complesso. Spiegacelo un po', perché io sono curiosa di capire come nasce. Noi siamo abituati a Mozart, a i brani quelli standard, però Certo. come nasce un pezzo da capo? Ma fondamentalmente nel mio caso non c'è un percorso predefinito. Parto da diversi punti di principio. Mi capita di avere un tema in testa, cioè di camminare e avere un'idea. E da lì le cose possono essere molto rapide oppure invece richiedere molto più tempo. In generale posso dire che le cose che mi soddisfano di più a composizione terminata sono quelle di cui non ricordo quasi del tutto le fasi compositive, cioè quando finisco qualcosa e non ricordo, dico, ma da dove è uscita questa cosa? Cioè non ricordo quando ho iniziato, le difficoltà che ho avuto nel durante, quelle sono le cose che solitamente mi soddisfano di più, insomma. Quindi conta tanto l'elemento, se vogliamo, onirico per te. Sì, diciamo che trovo ispirazione molto in diversi tipi di elementi. A me piace giocare anche molto sul discorso etimologico a volte, da cui parto per creare dei collegamenti, giocare con la musica, insomma, sono tanti tipi di strade che cerco di percorrere. Anche perché molto spesso magari un senso che io posso trovare come quello che ho trovato per il Cappellare Matteo, per cui tutto poi un po' torna, Torna. è importante che funzioni per me soprattutto. Poi ovviamente c'è un discorso di gusto quando si va a proporre la cosa a un pubblico, però è importante che ci siano tutta una serie di cose che funzionano soprattutto per me. Quindi magari mi costruisco un mondo che per qualcun altro non significa assolutamente nulla, però che per me ha un senso e quindi fa funzionare, fa reggere il Il castello. castello. Qual è il primo ricordo legato allo strumento che usi? Beh, sono stato praticamente messo di fronte a una tasterina a giocattolo che avevo 3 anni. Ero piccolino, io ho una famiglia di 2 ricercatori chimici, quindi si può dire completamente Diverso. diversi, è tutto un altro campo, un'altra visione. Sì, ho iniziato praticamente a giocare con questa tastierina. Da subito, insomma, vedevo di riuscire a trovare melodia d'orecchio, insomma, fin da piccolo, mi sono avvicinato proprio in questo modo, proprio scoprendo a mano quello che, ero in grado di fare, cosa che ovviamente si è evoluta e si è perfezionata poi con lo studio, perché anche l'orecchio, anche le capacità di riprodurre vanno poi ovviamente a progredire quando i mezzi tecnici e le conoscenze aumentano e migliorano. Vedi che bella cosa però, Quindi. perché secondo me mo mi ha fatto venire in mente un pensiero che secondo me, non so se voi condividete, però secondo me da piccoli non dovrebbe mai mancare nelle case, soprattutto come primi giocattoli da regalare ai Uno bambini, degli strumento. strumenti. È Perché vero, è vero. poi uno magari si ritrova, magari no, magari gli fa schifo e lo butta. Prova. Sì. Però sono cose che veramente ti possono aiutare. Io dico salvare, nel senso che aiutare, secondo me, quando tu hai uno strumento che sia qualsiasi esso Qualsiasi, sia, qualsiasi. che ti aiuta ad esprimere delle determinate cose che in un altro modo probabilmente No, non Matteo, io con la esprimeresti. scrittura non riuscirebbe a esprimere. Questa è una salvezza, secondo me. È Cioè, nel vero, sì, sono senso, d'accordo. magari regalandoti quel gioco, quella tastierina, non se ne saranno reso conto, magari non ci avranno pensato, però hanno fatto una cosa, secondo me, azzeccatissima. Perché, ecco, magari non l'avessi avuta regalata, non avresti mai scoperto tutto. Certo, sì. No, è una cosa che è molto importante quella comunque di cercare di dare anche questi stimoli già Sì, questo appunto sì, è ai bambini. vero. Però devo dire che se c'è una cosa positiva davvero oggi è che c'è un po' un ritorno, una maggiore affluenza, una maggiore partecipazione rispetto allo strumento, c'è un po' un ritorno. E questo comunque è positivo, insomma, si lascia ben sperare. Io direi di prenderci un'altra pausa e ascoltare un altro brano del Cappellaio Matteo, che lo introdurrai tu. Sì, si chiama Thoughts, pensieri, di
Poi ne parliamo subito dopo l'ascolto. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con il cappellaio Matteo, accompagnato gentilmente questa sera da Tony Tonelli, che ha dei gusti musicali un po' discutibili. Quindi tu ragazza, futura ragazza di Tony Sappi, che su questo dovrai lavorare. Ogni tanto se ne uscirà con queste canzoni un po'. Cioè, se ti dedicherà a queste canzoni qua, proprio non so immaginare la tua reazione, però... Infatti gli consiglierò, te lo giuro, se tu lo sceglierai,
prometti a questa ragazza che non le dedicherai mai canzoni di un certo tipo. Non è vero, ma così lo fai passare, vero? Sono bellissime. No, ma poi c'è da dire pure, ci stanno tanti artisti. Per esempio, mi ha consigliato un ascolto recentemente Giovanni Bloch. Sì. Che io non conoscevo, mia ignoranza, ma mi ha aperto un mondo. I Radio Dervish, non so se hai mai sentito. Bellissimo. Fanno della roba pazzesca. Hanno scritto delle canzoni ma spettacolari. È vero. Poi c'è un altro sempre che mi ha consigliato Giovanni, è Bobo Rondelli, che pure fa delle cose che cazzo assai. Però poi se devo dire, se vado di quello che ha scritto, che ha fatto solo cose belle, poi se vado di panza, come si dice, di cuore, la scelta ricade sempre su quello che ti ho detto. Non c'è ricerca, ragazzi. Ma penso che a me mi prendevano in giro, dice, ma secondo me tu sei... sei innamorato di lui in segreto, in realtà, cioè, nel senso, allora, che sempre da questo punto di vista hai un po' i prosciutti davanti agli occhi. Gli voglio bene, gli voglio un sacco di spero bene. Un giorno che tu sarai illuminato dal lume della ragione, chissà. Spero che il lume della ragione ti illumini e spero tu possa ritornare sui tuoi passi. Vabbè, ce lo auguriamo. Detto questo, parliamo un po' del brano che abbiamo appena ascoltato. Sì, questo Thoughts, appunto, pensieri, riflessioni. Questo pezzo nacque anche questo qualche annetto fa. Nacque di notte, come spesso ti accade. Spesso. Sì, insomma, almeno idee o qualcosa che poi porti ad una composizione. Spesso la notte aiuta in questo, dà degli spunti. E una notte in cui ero particolarmente pensierosa, insomma, e appunto ho cercato di ricreare con la musica proprio l'accavallarsi dei pensieri, insomma, il fatto che i pensieri possano seguire diverse strade, ma mano a mano sovrapporsi e poi deviare, poi insomma percorrere infinite strade. E anche proprio a livello musicale ho cercato proprio di far sentire questo aggiungersi di pensieri ad altri, e sempre in un clima appunto musicale abbastanza ambient. Sempre e un po' su in quest'ambito là. Prima di terminare la nostra puntata, perché ragazzi miei si sono fatte quasi le 10, ridendo e scherzando, abbiamo il brano ancora da ascoltare perché c'è il terzo brano che voglio ascoltare, ma prima ho un gioco da proporti. Sono un po' solo enigmista, mi sento in questo momento. Vuoi giocare con me, caro Matteo? Allora, giochiamo. Solitamente, voi sapete, anche tu sai, caro Tony, che io faccio questo gioco. Sì, ormai. Io vado a vedere una classifica su internet, una classifica recente, e chiedo ai miei ospiti di comporre una classifica a modo loro. Pensavo una fuga, magari. Siccome siamo con un pianista... Io adesso ti dirò, ho trovato questa classifica dei migliori brani di musica classica secondo questo sito. Caspita. I migliori brani di musica classica al mondo. Te ne dico qualcuno e tu mi dici se sei d'accordo o no, e se ne vuoi aggiungere qualcuno. Al primo posto c'è Tchaikovsky con Concerto per violino in D maggiore. Poi al quarto posto troviamo Bacarol di Offenbach. Beh, sì. Poi vediamo, al decimo posto c'è Georges Bizet con la suite Carmen. Al dodicesimo posto c'è Beethoven con Sonata al chiaro di luna. E poi vabbè, c'è Brahms, c'è Wagner, c'è Rossini. Ti dico gli ultimi tre posti. Al 23esimo Mozart con le nozze di Figaro. Al 24 Antonio Vivaldi con le quattro stagioni. E al 25esimo posto Niccolò Paganini con Concerto per violino e orchestra numero 1. E al 22 c'è Gioachin Rossini con William Tell Overture, che è una delle mie preferite. Vabbè. Dimmi i tuoi tre brani preferiti. Tra questi? No, i tuoi. In assoluto. In assoluto. È molto difficile, anche perché variano molto, nel senso che
Ovviamente non solo di musica classica in senso stretto. Ah, in assoluto nella storia della musica, i Sì, tre brani. anche, perché no? I tre brani che magari hanno influenzato particolarmente il tuo progetto, se ce ne sono. Sì, ma allora, premettendo che è molto complicato trovare tre che siano assoluti, nel senso che domani potrei trovarne altri Quelli di tre. oggi, voglio Quelli di sapere, quelli oggi, di ma oggi. quelli di oggi, ma penso di poter mettere tra questi sicuramente la seconda sonata di Chopin, che è veramente un capolavoro, una delle pagine più belle scritte. Altri brani. Ricorda che puoi spaziare. Posso spaziare. Mettere anche allevi, se... Ma diciamo che prendiamo per intero, adesso mi viene in mente questa, l'intera colonna sonora, tornando al mondo della colonna sonora, di C'era una volta in America, che è il mio film preferito in assoluto, e che veramente non smette mai di emozionarmi. Ma mi viene in mente di tornare adesso alla musica classica. E allora la Patetica di Beethoven sarà il classico dei classici, ma l'ho studiata qualche anno fa e è un pezzo che secondo me un pianista quasi non può non studiare. È di una modernità incredibile, il secondo movimento che vorrei accennarvi, ma che magari i curiosi si andranno poi a riascoltare. È una carezza, mi ha sempre fatto pensare alla carezza di un amico, a un conforto. C'è veramente da viaggiare nell'ascoltarla. Quindi adesso mi vengono questi, ma. Mi sembra una buona triade. Rimane l'ultimo pezzo da ascoltare live. Sì. Qual è? Parlacene un Allora, po'. sì, su questo spenderei due parole. Allora, si intitola Anime Indivisibili. È un brano che in realtà è una raccolta di tre piccoli brani, composto per mia madre. E diciamo che nasce un po' dall'idea di associare, di creare un collegamento tra l'atomo e l'animo umano. Diciamo, avendo mia madre chimica, ho Chimica. voluto fare un po' questo omaggio. Mi sono rifatto anche un po' appunto al discorso etimologico che mi piace tanto. Appunto, già nel titolo Anime Indivisibili, dove c'è la parola atomo, che appunto da atemno, alfa privativo temno, significa proprio indivisibile. E questi tre brani hanno appunto, sono tre perché appunto come l'atomo si dividono in protoni, neutroni ed elettroni. Ai protoni ho associato il logos, quindi in qualche modo la parte razionale dell'animo. Avendo carica positiva i protoni, è in qualche modo una parte dell'animo che costruisce la personalità. Poi c'è appunto i neutroni e infine gli elettroni, a cui ho associato il philos, che è appunto il sentimento. Ma più in generale la sfera affettiva, quindi gli elettroni che ruotano intorno all'atomo rappresentano un po' le persone care, un po' gli affetti. E i neutroni invece, avendo carica neutra, rappresentano un po', anche in musica ho cercato di dargli una dimensione dell'istinto, quindi diciamo di tutta quella parte in realtà irrazionale. E ho cercato di creare un po' questo collegamento anche in musica. Mi Sì. Ci piace, manager, ci piace piace, questa no, il quest ragazzo in gambe, lo proporrò in giro. questo concetto, ci piace. E quindi sono curiosa di ascoltarla a questo punto. Diciamo, quindi sono tre brani, Anime uno indivisibili. Anime Indivisibili, mia madre che sta ascoltando. Quando vuoi. Ne sono uno, mi interrompo e continuo, giusto? Perché. Okay.
manager sta valutando una cosa e mo lei mi dirà se è d'accordo oppure no. Sì. Lui prima ha fatto questa descrizione delle varie parti e ascoltando le varie parti corrisponde il suono, certo, alla sua descrizione. Eh beh, certo, non sono fatte a caso le varie parti, cioè lui è uno molto attento a queste cose, è distratto in generale, ma attento musicalmente parlando. Sono arrivati intanto dei altri messaggi. Ivan Di Meo ci scrive: grandi ragazzi. Adriana Stellato scrive: ti sto ascoltando, degno nipote. E poi finalmente è arrivato il messaggio di Marzia: bravissimo. I ragazzi, le ragazze single, niente. Marzia, ma un'amica single. Niente, non c'è niente. Glielo sto dicendo un po'. Carina, semplice, come sei tu. Perché non la puoi presentare ad Antonio? Niente, niente, ragazzi, non ci arriva. Vabbè, noi siamo ostinati, però ancora facciamo così. Tanto Matteo deve ritornare a dicembre. Pure tu, facciamo un altro appello. Facciamo una trasmissione. Perché non fate proprio una trasmissione sugli incontri? Cioè, la gestiamo con... Mi stai dando un'idea? Così vengo sempre. Una sorta... Sei il nuovo cronista di Radio Baiano. Una sorta di strano amore. Tra l'altro, proprio qui è stata la prima volta che ho indossato un cappello a cilindro in un'esibizione. Oh. Quindi questo Radio Baiano resterà sempre molto importante. È vero, che il nome è venuto da Radio Baiano. Sì, cioè, nel senso, col cappello, quindi se è scoccato l'amore del cappello, può scoccare anche a Radio Baiano. Questa... Cari ragazzi, siamo giunti alla fine di questa intervista. Sì. Però prima devo fare le solite domande fatidiche: progetti futuri, innanzitutto, e poi dove è possibile trovare info su di te, quindi i contatti social e quant'altro, e dove è possibile, se è possibile, dove è possibile ascoltare la tua musica. Però prima che tu mi risponda, io devo leggere un altro messaggio, perché la regia mi dice che è arrivato un altro messaggio. Devo prima leggerlo, però, cara regia, perché non mi si apre. e se non si apre c'è un problema. Magari questa è la fatidica ragazza che è arrivata e il messaggio non si apre. Gianna Palmieri, mia emozionante madre. Ecco qua. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto, come al solito, grazie per il tempo che ci state dedicando. Allora, tutte le mie follie, le mie composizioni, i miei strani mashup di cose che sembrerebbero non entrarci nulla, si possono trovare sulla mia pagina Facebook, appunto, che da poco è diventata Il Cappellaio Matteo, e sul canale YouTube che sto aggiornando, perché appunto ho cambiato tutto e quindi sto riaggiornando. Per quanto riguarda i prossimi progetti, qui torna centrale il manager. Sì, il manager. Abbiamo il 7 dicembre una simpatica serata al Twin Bistro, organizzata da Arco Felice, dillo che Arco Felice. Arco Felice, sì, organizzata da un amico, Federico Matrisciano, collega pianista, che ha creato questo progetto intitolandolo Le Cinque Arti, ed è appunto una serata che cerca di coniugare più arti. Ci saremo Iario Soul Jam, che avrete modo voi di conoscere, con Antonio, quindi cercheremo di dialogare, quindi di fare cose insieme. Poi ci sarà la mia ragazza, appunto, Marzia Dantò, che esporrà i suoi quadri, perché lei è pittrice e anche lei è laureata all'Accademia delle Belle Arti, quindi esporrà un po' di suoi lavori, di sue creazioni, e anche un suo collega Valerio, mi pare. Valerio, detto, sì. Purtroppo non ricordo il nome, perché si è aggiunto da poco. È una serata carina, soprattutto perché questa cosa di... questa un po' questa sfida di provare in un pub a lanciare una cosa che uno penserebbe assolutamente non proponibile in un pub, come un misto di arte, di recitazione, se vogliamo, di musica, un po' tante cose. E quindi è una bella sfida, io direi. Quindi sì, perché è una cosa innovativa, cioè ci sarebbe, a parte noi, diciamo, che gli Aerosol Jam, che fanno, diciamo, la loro esibizione, io che farò, diciamo,
come Tony Tonelli, la mia, e poi ci sarà questa cosa che faremo insieme con tra Aerosol Jam e Tony Tonelli, diciamo che mischieremo, ci sarà una sorpresa, un po' di cabaret, un po' di musica, con teatro, un po' di... con la musica eccetera, perché poi sono mondi in cui cioè io vengo principalmente dal teatro, loro dalla musica, e abbiamo deciso di unire anche un po' le cose. E poi fondamentalmente ci saranno come diceva queste esposizioni di quadri, sì. Quindi una cosa a 360 gradi, ed è una serata molto simpatica, quindi venite a trovare il 7 dicembre, soprattutto se siete ragazze carine, simpatiche, semplici, single. Questa non me l'aspettavo, è stata una bella giocata. Questa è l'occasione per tornare, così mi fate vedere anche questo mashup Tony Tonelli Aerosol Jam. Esatto, si può fare. Però la prossima volta, sì. Allora facciamo un patto, la prossima volta torniamo tutti quanti insieme, sì, con gli aerosolei. È vero che anche quello si presta ilarità, però. E voi mi fate trovare un po' di ragazze qua carine e single, una selezione, in maniera tale che no. Vabbè, io una di quelle cene eleganti, sì. Vabbè, noi scenderemo in strada, quelle che... Vai, mettete i cartelli, sì, ma sponsorizziamo, facciamo una campagna. Io avrò premura di sponsorizzare questo evento qualche settimana prima, così le ragazze hanno tempo di radunarsi e venire qui a conoscerti, esatto, caro. Metti che Tony, si cerca proprio una ragazza carina, simpatica. Ah, sì. E altra cosa, di dove deve essere questa ragazza, va bene? Si dice moglie bui dei paesi tuoi, mo se quindi te la posso mai prendere a Baiano la ragazza? Vabbè, se però competisce Baiano la distanza, sai, però magari è proprio la ragazza che cerca, fa niente, cioè, veniamo a Baiano, ci troviamo il modo. Però se è più vicino è meglio, tu mandi un annuncio generale. Però caro Tony, se è più vicino, mica vengono qua a conoscerti. Perché? È l'occasione di conoscere anche Radio Baiano, no? Per chi magari non la conosce, vengono qua, conoscono Radio Baiano, conoscono voi che siete simpaticissimi, conoscono gli Aerosol Jam e conoscono me. E soprattutto la chiosa. Ti trovi. Non fa una piega, caro Ertoni. Ah no. E quindi vabbè, noi vi avviseremo, perché la data è il 13 dicembre, degli Aerosol Jam. È ufficiale anche la presenza di Ertoni, sì. E quindi, care ragazze, approfittatene. Ma aspetta, vedi, tu sei distratto, è il 7 dicembre, non il 13 dicembre. No, il 13 dicembre è... Ah, qua, allora sono distratto io. È a Santa Lucia. Hai ragione, sono distratto, ti hai fatto una cazzia di nome. Quindi è Santa Lucia, è un giorno particolare, siamo sotto Natale. È l'ultima puntata di Indifferenti del 2017. È Santa Lucia, no? Sì. Quindi se ci sono ragazzi nome Lucia, carine, simpatiche, a maggior ragione possiamo anche festeggiare insieme l'onomastico qua a Radio Baiano. È anche l'ultima puntata, quindi sarà una puntata natalizia, ci sarà anche Fabio Iagnello, non so se lo Fabio, sai. Come no? Quindi sarà una festa un po' per tutti. E quindi accorrete, care ragazze, se volete incontrare Ertoni. Esatto. Io ringrazio il cappellaio matto, grazie Matteo per essere stato qui con me oggi. È stato un piacere. Ci rivedremo il 13. Il cappellaio Matteo. Matteo. E che ho detto io? Matto. No, ho detto Matteo. No, ti giuro, lei chiamata Matto. Ho detto il cappellaio Matteo. Matto. No, detto Matto. Tu prima hai detto. È vero. Non fate uscire la frenzolaggine dei tempi, signori. Ed è Aerosol. Ed è vero. Quindi vi ricordo che con Matteo, in veste di Aerosol Jam, si cambia ogni tanto. Ogni tanto cambia. Ci rivedremo il 13 dicembre. Ci sarà anche Tony Tonelli. Io però vi do appuntamento a mercoledì prossimo, perché sarò insieme a Maria Gerarda Cavezza, che magari è single e potrebbe essere una possibilità. Io chiederò. Ti informa di pure le varie che vengono qua. Mi informo. Qua non passa molta gente di sesso femminile, però io chiederò. Io vi ricordo che la puntata che avete ascoltato oggi sarà disponibile domani sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti, così come anche i video registrati dal nostro amato Carlo
anche quelli domani saranno disponibili sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Ma io posso fare un applauso a Carlo perché non ci facevi, ma però se lo meglio. Applauso a Carlo che se lo meglio. Tu lo stai applaudendo, sono io che vuoi riportare le ragazze. E ma lui di ragazze non ne conosce. E vabbè. Lui di ragazze non ne conosce. Magari conosce che la propria sigla dice vieni. No. Uno si viene aperto alle porte. Ragazze no. Gelosia. Ragazze no. Sbagliano niente poco. Io vi ringrazio per essere stati con me, è sempre divertente passare una serata insieme a voi, vi aspetto la prossima volta, tanto ci rivediamo a breve. Passiamo Natale insieme. Passiamo Natale insieme e vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ciao! Ciao! Ciao!